Grazie a tutti per questo invito che ho accettato con moltissimo piacere. È veramente un onore per me essere qua e parlare con voi. Ma questo, non so se posso togliere la mascherina e non so nemmeno quali sono le condizioni sotto la mascherina, perché certe volte divento sbirullino, poi chiaramente non ve lo ricordate perché è un personaggio per noi ormai anzianotti. Mi chiedo scusa per il ritardo con cui mi sono presentata qui stamattina, ma impegni di lavoro in tribunale non mi hanno consentito di venire prima, purtroppo. Vedo un'aula bellissima, io so che voi siete rappresentanti di classe e quindi siete avete un ruolo importante, importantissimo, che è quello di farvi portavoce di determinate istanze, così come quella così importante che oggi stiamo vivendo, non ricordando ma vivendo, e siete anche il portavoce giusto delle esigenze dei vostri compagni. Vedo un'aula e un atrio bellissimo, pieno di simboli. I simboli sono importanti perché rappresentano e ci fanno vivere qualcosa che non è fermo, che non è asettico, ma è qualcosa che vive e che pulsa dentro di noi. Ho sentito soltanto un intervento prima del mio, ma molto significativo. La violenza è un fatto culturale, noi dobbiamo capire questo. È un fatto culturale ed è un problema che riguarda tutti, che riguarda gli uomini, che riguarda le donne. È un problema gravissimo che bisogna affrontare tutti i giorni dell'anno, vivere e combattere tutti i giorni dell'anno. Se fino adesso noi adulti non ci siamo riusciti, e non ci siamo riusciti perché i casi di femminicidio in Italia sono tantissimi, sono altissimi i numeri, e soprattutto al sud, è colpa nostra, è colpa del fatto che gli adulti ancora non sono riusciti a comprendere che l'amore non è possesso, che non c'è nessuno che ha un'opzione sugli altri. Voi avete le condizioni, se volete, proprio voi, a questa età, in questa fase in cui cominciate a capire molto bene la realtà che vi circonda, voi potete cambiare le cose e potete insegnarci a cambiare le cose. Perché la violenza è un fatto culturale, dobbiamo ricordarci questo, che non riguarda soltanto i casi singoli. La violenza è un fatto mentale e deriva dal fatto che non c'è rispetto per l'altro, che si pensa che l'altro sia meno rispetto a noi, che sia un oggetto rispetto a noi, che possa essere qualcosa che noi prendiamo e lasciamo quando vogliamo. Voi sicuramente avete dei rapporti di natura sentimentale, sicuramente c'è il fidanzatino, c'è la fidanzatina, ovviamente è a questa età e forse anche prima che si cominciano a sentire dei sentimenti nei confronti di altri, dei sentimenti di amore. Ecco, sappiate che se c'è qualcuno che immagina che l'amore sia manifestare un senso di possesso, perché lei sta con me, significa che è mia, significa che non mi può lasciare, già questo atteggiamento è un atteggiamento potenzialmente violento. E un'altra cosa che io vorrei rammentarvi è che la violenza ha diverse forme. Quella finale purtroppo finisce con l'atto conclusivo, che è quello dell'uccisione della donna, ma ci sono tante altre forme di violenza. C'è la violenza economica, quella per cui una donna spesso, non essendo autonoma economicamente, deve subire le angherie di un uomo che, mantenendola, si sente il diritto di trattarla da schiava, da serva, da persona sottomessa. Quindi l'autonomia, e voi state crescendo e state studiando affinché l'autonomia economica, culturale, sociale è fondamentale per evitare episodi di violenza. E un'ultima considerazione, così non vi tedio più, è un altro aspetto della violenza, che appunto quindi non è soltanto quella fisica, non è soltanto quella economica, ma è anche verbale. Spesso noi sottovalutiamo la gravità della violenza verbale, delle espressioni che noi utilizziamo, che spesso utilizzano altri, e li giustifichiamo, consideriamo che siano espressioni, come dire, colorate, magari simpatiche, magari un po' più sopra le righe, ma non gravi. Sappiate che la prima forma di violenza è la violenza verbale, è quella che dimostra la mancanza di rispetto nei confronti dell'altro,
Quindi giudicare l'altro, denigrarlo, offenderlo, insultarlo, noi dobbiamo ribellarci contro ogni forma di violenza, perché è ogni forma di mancanza di rispetto dell'altro. E allora la violenza sulle donne si combatte, la combattono gli uomini e la combattono le donne, e la dobbiamo combattere da subito, soprattutto alla vostra età, soprattutto alla vostra età, perché il rispetto dell'altro si impara alla vostra età. E io sto vedendo che i vostri insegnanti stanno facendo un compito e stanno svolgendo un ruolo fondamentale, ma i protagonisti siete voi, non siamo noi alla nostra età. E poi dobbiamo anche capire che tutto quello che sono forme di violenza e che spesso difficilmente vengono denunciate per paura, per timore, perché la donna spesso che è vittima di violenza ha paura a denunciare. E allora, anche se noi conosciamo vicini di casa situazioni di rapporti violenti, possiamo denunciare anche noi, perché c'è un numero di telefono, e concludo, il 1522, che può essere contattato da chiunque. Ci sono anche dei segnali ormai che ci sono, come quando ad esempio la donna dice al 1522 mi può portare due pizze e margherita, quello è il segnale, chiamando quel numero di telefono, che c'è bisogno di aiuto ed interviene immediatamente la polizia. Quindi cerchiamo di restare sempre allerta. Queste giornate sono giornate di particolare attenzione, ma l'attenzione contro ogni forma di violenza è tutti i giorni, e i protagonisti contro la violazione, contro la repressione di ogni forma di violenza siete voi. Esistono tante associazioni, tanti organismi che gratuitamente ogni giorno tutelano le donne vittime di violenza, e quindi a loro va fatto un plauso, perché spesso sopperiscono rispetto alla carenza delle istituzioni pubbliche, alla carenza della politica, però si sta muovendo tanto, e quindi l'importante è tenere alta l'attenzione e il faro della legalità, del rispetto dell'altro contro ogni forma di violenza non lo dobbiamo spegnere mai. Grazie per avermi ascoltata.